Però raga, io uso fighissimo a sto giro, non ve lo posso dire. Ma c'avete un po' di peperoncino per me? Questa dall'aspetto è più una pizza al taglio. Hai parcheggiato bene? L'ho messa a fianco a un'altra uguale. E quindi se quella sbagliata, è sbagliato pure te. Michele, qua questo è, cioè... Io sono abituata a Roma. Ieri ne ho presa una che non c'era la guida assistita e quindi ovviamente stavo, c'avevo i polmoni da fuori. Hai faticato? Faticato, ho dovuto cambiare due biciclette. Ok. Ok, prendere a Gaolenti. Sei andata a Gaolenti ieri? Sì, sono andata a Gaolenti. E non mi hai chiamato? Mica ti posso chiamare sempre. Amici di Bracimi Ancora, quali sono le pizze che negli ultimi tempi hanno fatto parlare maggiormente? Sono due. Una è la pizza di Carlo Cracco e una è la pizza di Briatore. Io e Paola le assaggeremo tutte e due, le metteremo a confronto, vi diremo il nostro parere. Due margherite, una Moretti rossa e basta. Tu non la vuoi la birra? No, no, posso così. Sono quelle piccoline, giusto? In qualche modo mi sento a casa, perché il personale, tutti i camerieri hanno accenti familiari. Direi sono tutti ragazzi nati e cresciuti dal Tevere in giù. C'ho questa sensazione. E l'arredamento e l'ambiente mi sembra di essere un po' a Parigi. Poi è tutto molto petit. Guarda il tovagliolo. Cioè, noi siamo abituati a tovaglioli di grandezza superiore a questa. È tutto molto stile francese, i colori sono molto cracco, molto molto cracco, perché sono gli stessi colori che aveva anche nell'altro ristorante, però ci ritrovo anche molto Parigi. Con l'accento di Napoli. Sì, ho sentito pure la Puglia mentre andavo in bagno, Napoli, e non vorrei sbagliare, ma secondo me ci sta pure qualche ciociaro. Poi ci vado a fare la chiacchiera. Che bella maglietta. Ti piace? Ti gusta? Sì. È molto urban? Molto urban. È cool? È cool. È fashion? È fashion. È in linea con Milano? Sì, perfettamente in linea con Milano. Questo non è un video sponsorizzato da Adidas, per quanto se Adidas ci volesse contattare, noi una chiacchierata con Adidas ce la facciamo. Poi troviamo il modo, ragazzi, va bene di metterci d'accordo. Paola, lo sai quanto paga Cracco di affitto per stare qui in galleria? Immagino tantissimo. Paga 1.200.000 euro l'anno. Ah, una spesa mostruosa. Madonna. Quindi stiamo intorno ai 100.000 euro al mese, ma d'altronde questo è un posto unico al mondo. Fermi tutti, annotazione sul ghiaccio. Oh, il ghiaccio questo è di altissimo livello, proprio da... Tiralo fuori, perché il ghiaccio è di altissimo livello? Non lo vedi? Guarda com'è pieno. Questo è un ghiaccio che ti rimane intatto nel cocktail, non si scioglie e ti deve far rimanere la temperatura. Lo vedi com'è pieno, non è bucato al centro. Però potrebbe anche essere il famoso ghiaccio giapponese questo. A questo punto, ragazzi, devo degustare il ghiaccio giapponese, se no non so nessuno. Buonissimo questo ghiaccio giapponese. C'ha proprio quel sapore di ghiaccio giapponese. Eccole, aspettami che vedo. Sono arrivate le pizze. Pizza margherita con stracciatella di bufala, pomodoro confit e olio al basilico. Ma c'avete un po' di peperoncino per me? Sì, un po'. Ah, grazie. Cioè quello in polvere, va bene, ma contento, mi aspettavo da Cracco il peperoncino, non ci fosse. Dai, andiamo a vedere sta pizza, va. Cazzo, sto assaggiando la pizza di Cracco. Allora, prima cosa, raga, è divisa già. Dall'aspetto, non stiamo mangiando la pizza che ti aspetti quando vai in pizzeria. Questa dall'aspetto è più una pizza al taglio. Vado all'assaggio? Direi di sì. Fa vedere l'impasto. Questa non può essere definita come una pizza al piatto, come può essere la pizza romana, come può essere la pizza napoletana. Questa ha tutte le caratteristiche di una pizza al taglio. Un super crunch. Seconda cosa, si capisce perfettamente che questa è una pizza precotta. Cioè il disco, vedi che sono tutte uguali, cioè si capisce, guarda, si capisce. Sono tutte tonde uguali. Mettono gli ingredienti sopra e infornano, ma la pizza è precotta, perché una pizza così
non è come una che sa fare la pizza napoletana, ragazzi, cioè che la butti in forno un minuto ed è pronta. Questa c'ha bisogno di una cottura. E per le tempistiche, perché il tavolo a fianco a noi uscita in pochissimo tempo, sono pizze precotte. Colore. Guarda che colore che c'ha, Michè. Allora, questo, cioè, si capisce che è piena di semola. Ma questa non è una cosa negativa, è una cosa che sono caratteristiche che non sono prettamente di pizza che siamo abituati noi come pizza al piatto, no? Più una pizza al taglio, ragazzi. Pensate, una pizza al taglio, buona, crunch. C'è anche della farina integrale, si sente e si vede, lo vedi dal colore, ma si sente anche nel sapore. Gli ingredienti sopra sono sicuramente piacevoli. Ma mangiata una volta, io non vado neanche più a mangiare, ok? Io mo ci metto un po' di peperoncino. Ecco, a posto così. Altra cosa, ragazzi, guardate qua, no? Allora qua sono stati un po' frettolosi, quindi qua si vede precisamente la base, no? La vedi la mozzarella? Cioè, la vedi? Ma la vedete, ragazzi? Cioè, questo è tipico della classica pizza fatta in teglia. Anche le migliori pizzerie in teglia il sabato sera si fanno le precotture delle teglie, perché se no non te ne esci più. Questo è stato fatto. Poi in uscita che fanno? Ti ci buttano sopra questa. Questa è una stracciata di mozzarella. Mo sicuramente io già mi immagino i vostri commenti. La pizza da tuo grill è meglio. Vabbè. Devo dire che si sentono, però comunque gli ingredienti sono buoni, però dici giustamente a 25 euro e viro tu se gli ingredienti non fossero buoni. Però raga, io uso faissimo a sto giro, non ve lo posso dire, mi dispiace. Sa fa perché ci ha saputo fa, nel senso che si è inventato sta cosa, ha fatto parlare di noi, la gente continua a venire, sta già sta cosa, ok? Io faccio una cosa che invece Paola non ha fatto. Smonto la pizza e assaggio ogni singolo ingrediente per conto suo. Partiamo da sta burrata. Vabbè, la burrata è lei. Assaggiamo un po' il pomodoro. Ah, su questo fammelo vedere un attimo. Io ce l'ho da lì su sto pomodoro. Il pomodoro è un signor pomodoro, non è minerale come i pomodori accendati a male. Non è vero. Cioè il pomodoro è fresco. Da questo punto di vista non gli è poi di niente. Però è vero, ragazzi, una volta spogliata è un focaccione praticamente. Annotazione, ragazzi. Io non sono uno chef, ho visto pomodorini con fi migliori. Io comunque continuo a mettere peperoncino perché almeno godo di peperoncino. Tu direi peperoncino niente male. Che è? La faccia di Cracco. Ragazzi, siamo appena usciti da Cracco, abbiamo speso 92 euro, però il ghiaccio era di altissima qualità. E uscendo la ragazza mi ha aperto la porta, mi ha fatto un sorriso e mi ha detto arrivederla, dandomi del lei. E secondo me, ragazzi, la pizza di Cracco vale un giro di giostra, nel senso, venite, l'assaggiate, rimanete un po' delusi come siamo rimasti noi, lei molto delusa, io deluso, e dite ok, ragazzi, pizza di Cracco timbrata. Però ragazzi, state in un posto unico al mondo, nessuno vi punta la pistola alla tempia per andare da Cracco. Se vi sedete, sapete che andrete a mangiare una pizza che tendenzialmente io considero mediocre, appena sufficiente. Non mi è piaciuta tantissimo, insomma, ci sono tante pizze di meglio, era una pizza che secondo me lui si è inventato per far parlare di sé. Concludo dicendo, Cracco, ma secondo me, no, se tu fai una chiamata a Tonino, amico tuo, Cannavacciuolo, gli dici, oh Tonino, mi mandi un compaesano tuo, quello viene su, te fa una pizza sicuramente meglio di quella che se siamo magnati. Adesso, ragazzi, 3 ore di Freccia Rossa e siamo da Briatore. Flavio, arriviamo. Dal freddo, poi con lo scooter. Poi il fazzoletto? Già l'ho preso. Ok. Senti, Michè, io ho una fame che la metà basta. Una cosa nuova? Lo so. Speriamo che mi sazia sta pizza. Speriamo. Si dice che è molto leggera. Comunque, questa è via Veneto. Lo sai che Briatore sta litigando con il comune di Roma? Perché ha detto che a giugno non gli rinnova il deor esterno. Sta litigando. È arrabbiatissimo. Grazie, con l'estate gli tolgo le tavole. Tolgo le tavole in estate. No, e come mai questo fatto? Secondo me non sta tanto simpatico. Un po' così, c'ha quel caratterino un po', eh? Io questa sera ce l'avevo peperoncini,
però non li ho portati perché per par condicio vediamo se il breatore mi dà il peperoncino, perché Cracco alla fine mi ha dato il peperoncino in polvere. Giusto, è vero. Quindi confrontiamo, facciamo anche il confronto dei peperoncini tra Cracco e breatore. Giusto. Tu che c'è scritto? Love at first bite. Ah, amore al primo morso. Io invece il segreto di una grande pizza è un segreto. Paola, non avevamo calcolato una cosa. Ci sta il piano bar. Io quindi lo sapevo. Audio a merda proprio. Io lo sapevo, me l'avevano detto, però mi hanno detto che partiva alle 9. No, io ho prenotato alle 8. Siamo venuti un'ora prima. Noi siamo fuggiti da casa per non sentire Sanremo e se dobbiamo sentire piano bar. Niente, no? E la settimana è così. Paola felice perché ha trovato allora, la birra della sua città. C'è la birra dell'abbazia di Monte Cassino, che tra l'altro io ogni volta che facevo trekking su Monte Cassino, che arrivavo a piedi, mi premiavo andando a prendere la birra al birrificio su. E la ritrovo nel menù di Breatore, tra l'altro è la più costosa di tutte. Io però so il prezzo vero. La burra caricata. Io vorrei assaggiare la vostra burrata. Poi prendiamo due margherite. Ottimo. Vuoi la burrata? Ti posso mandare una focaccia? Va bene. A me porti la birra di Monte Cassino e una menabrea. Ok. Grazie. Senti, ti posso chiedere una cosa? Ma ce l'avete del peperoncino da portarmi da mettere la pizza? Assolutamente sì. Grazie, grazie. Ce l'hanno, yuppu! Ragazzi, il locale è molto molto fico, soprattutto con il fascino notturno e con il pianista di Piano Bar. Ora spunta Jerry Calà tra poco, ok, con Maracaibo. Mi hanno detto che arriva verso le 8:30. Questa burrata fa sì e no 70 grammi, la stiamo pagando 16,50 euro. Mi piace questo plurale maiestatis, lo sai? Lo puoi ridire? Beh, la burrata è freschissima, già si vede. Bella, eh? Bella e bella. Dimmi che ti pare. Molto delicata e pannosa come burrata. Bravo, grazie. Bella. Già la tagliano. Allora, questa col peperoncino e questa l'assaggio normale. Vai. Però sto fatto che la pizza già è tagliata. Buona. Sa fa. Non sa malissimo, sa fa. Praticamente. Se siamo magnati tutto. Sì, Michè, ma cioè, ma tu non ti senti di stare sopra la nave da crociera? Non ci stanno finestre, tutto molto molto legno, tutto molto arredamento simile, insomma. Cara Paola, sulla nave crociera c'è Schettino, ma stai con me. Direi che t'ha detto meglio, no? Ragazzi, la serata ha preso una piega assolutamente inaspettata. C'è stato un fatto, ragazzi, piccola annotazione tecnica. Come ci hanno portato le pizze lì da Breatore è iniziato il piano bar, che è iniziato con una mezz'oretta d'anticipo, quindi l'audio all'interno era pessimo. Abbiamo registrato, però alcune clip sono impresentabili perché c'era la musica di sottofondo altissima. Quindi adesso facciamo una conclusione. Come siamo usciti dalla pizzeria di Breatore, Paola ha manifestato un certo appetito. Quindi per placare i suoi appetiti ci siamo spostati in una trattoria poco distante da Via Veneto, dove fanno delle linguine niente male, frutti di mare. E per non lasciare un rene, ho deciso di assecondare Paola, perché se avessimo continuato a mangiare lì da Breatore veramente avremmo pagato tantissimo, perché abbiamo pagato una bella cifra, no? Quanto abbiamo 80, pagato? Mi hai pagato te, mi sembra sull'ottantina. 82 euro. Non sto recriminando sul prezzo assolutamente, né da Cracco e né da Breatore io recrimino sul prezzo, perché quando entri in quei posti i prezzi sono esposti in maniera ultra visibile, quindi non ci si può lamentare del costo, assolutamente no. Abbiamo fatto dato de cronaca, no? Okay. riportando il costo. Finiamo la serata quindi con ste linguine ai frutti di mare. Però, commento tecnico, da chef, parere su questa pizza di Breatore. Allora, la pizza di Breatore, ragazzi, innanzitutto mangi una pizza romana, anche molto più leggera, perché il panetto è più piccolino, peserà 150 grammi, e poi la particolarità è che loro usano, dicono di non usare lievito, ma in realtà lievito è usato in maniera impercettibile, quindi non ha lievito all'interno dell'impasto, estesa a mattarello e cotta nel forno elettrico. Poi Breatore, tanto che comunque decanta
si riferisce ai suoi ingredienti super pazzeschi, ingredienti di buona qualità, ma attenzione, cioè non è che c'è cioè, robe che va a prendere dal pastore, da insomma dal caseificio. Possiamo definirla una buona qualità commerciale? È una buona pizza, però io personalmente, se devo dire, buona pizza, ma a Roma non mangiate di buone altrettanto, insomma, se non addirittura di meglio. E per quanto riguarda il discorso tecnico, credo che questo sia più che sufficiente. Ok, allora, invece vi dico il mio. Per quanto riguarda la location, vince Gracco, perché pranzare in galleria a Milano è tutta un'altra emozione rispetto a mangiare in quello che Paolo ha definito la stiva di una nave crociera. No, beh, è un posto figo, però comunque ci stanno finestre, niente, stai sotto. Un po' attufato. Ma, okay. Però, primavera estate, cioè, te mangi la pizza via Veneto, è tanta roba. Primavera estate, te mangi la pizza con lo smog di via Veneto, che non è male, gli dà quel kick in più. Oh, via Veneto, Michela. Tra le pizze, tra la pizza di Cracco e la pizza di Briatore non c'è paragone, 10 a 0 la pizza di Briatore, perché è una pizza, quella di Cracco per me è una focaccia, e focaccia rimane. Tra l'altro costa anche di meno quella di Briatore. E poi, location l'ho detto, la pizza l'ho detto. Peperoncini pareggiano. Ah, ecco. Ecco, sui peperoncini. I peperoncini c'è un grande pareggio, ragazzi, dalla prossima avrete i miei, eh? È l'old school del mio cornetto calabrese. Paola, metti il peperoncino pure da Briatore. Certo. Altra particolarità, la pizza di Briatore da servono tagliata. Cioè, questi qua, tutti questi tipi TTTPPP che frequentano questi posti, evidentemente esatto, non hanno voglia di tagliarsi la pizza da quindi, soli. Sia Gracco sia Briatore te la portano già tagliata. Quella di Gracco concepisco, no? Perché la pizza al taglio è un disco che è rigido. Beh, se io avessi una sera a disposizione, dove andrei? Andrei tutta la vita da Briatore, perché quella è pizza, quell'altra non è pizza. Okay. Cosa mi è piaciuto di più? La cosa più bella che mi rimarrà impressa? Questa, no. No, questa dopo, rispetto alle due location, ai due posti dove siamo stati, la cosa che più mi rimarrà impressa è la gigantografia della Gregoraci nella pizzeria di Briatore. Ok? Bene. È decisamente un bel vedere. Sentimi che si sta raffreddando sta cosa. Le nostre linguine si stanno raffreddando. Io ho fame, raga. Io ho fame, magna. Il video termina qua e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao. Ragazzi, io mortacci quanto è buono sto video, non l'ho detto come Paola, non ha detto safaissimo. Però ho detto mezzo safà. Però riferimento alla Gregoraci è buona, senza mortacci. Ciao. Ah, sei senza mortacci? E che la brace sia con voi. La mia linguina. Ci ho messo un chilo di peperoncino. Com'è buona? Oh, no, safaissimo. Alla fine l'hai detto un safaissimo in questo video. Per questo sicuramente.